La cerimonia del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, quest'anno a Brindisi, come probabilmente in tante altre parti del paese, ha assunto un'importanza particolare, visto che in piazza c'erano tante persone, oltre a bambini e ragazzi delle scuole cittadine. Una scelta effettuata dal prefetto Carnevale, che ha fortemente voluto avvicinare le nuove generazioni ai valori della patria, di quanti hanno sacrificato la vita per l'unità e la difesa dei valori di libertà e democrazia. Ma quest'anno il 4 novembre assume un significato anche di riunificazione del paese, dilaniato da polemiche di carattere politico sulle scelte assunte da chi governa in questo momento. Oggi invece ci si è ritrovati tutti insieme a celebrare l'unità d'Italia e il valore delle nostre forze armate che continuano ad onorare l'Italia in ogni parte del mondo. Un bel messaggio di positività e un esempio di compattezza che può fare tanto bene al nostro paese. Poi a Brindisi c'è un valore aggiunto rappresentato dal rapporto straordinario che esiste da sempre con la Marina Militare e con l'Aeronautica. Nel primo caso, la base situata nel porto interno fa ormai parte integrante del territorio e viene considerata un tutt'uno con la città e con i suoi abitanti. Anzi, a fronte di una possibile espansione della base, nessuno avrebbe da ridire, a conferma di un legame fra Brindisi e la Marina che ormai appare realmente indissolubile. È un piacere vedere un bagno di folla, un bagno di giovani soprattutto. È un piacere vederli avvicinarsi a questi valori, a questi sentimenti, avvicinarsi alle forze armate che devono vedere non con preoccupazione ma con rassicurazione. E quindi la loro presenza in questa occasione è quanto mai gradita e quanto mai veramente motivo di conforto perché siamo stati giovani anche noi, siamo cresciuti con questi ideali e desideriamo passare loro questo testimone nella certezza che possono dare il loro contributo a tenere saldo, unito questo paese.